Attimo, prima di lasciarvi al video dell'ultima video recensione di struttura alberghiera dell'anno, ci tengo a ringraziarvi anche in video per i più di 1000 iscritti raggiunti. È una cosa incredibile che non pensavo possibile in così poco tempo. In questo momento siamo a più di 1440 iscritti, cioè allucinante, davvero incredibile. Ed ovviamente tutto questo mi spinge a fare sempre di meglio e a portare contenuti sempre migliori e più variegati. E il 2024 sotto questo aspetto riserverà qualche sorpresa. Quindi nulla, ci tenevo a farlo anche in video, oltre che nelle stories. E adesso sigla! Purtroppo non ho trovato un appoggio utile dove mettere il mio buon treppiede storico che mi segue da sempre per poter fare un'inquadratura decente. Ma prima di parlarvi dell'interno della camera, vi porto a vedere l'esterno di questo bel posticino. Vedete, immersa nel verde più profondo, campagne, un po' di terra attorno. Questo è l'ingresso con questa bella statua che fa molto stile. Peraltro inserti in muratura sembrano fatti davvero da poco. L'ingresso appunto sembra accogliere in quella che era secondo me un'abitazione privata fino a qualche anno fa, dove dopo la chiusura del portone troviamo queste pareti arancioni che danno il loro bel effetto. Insetti, come vedete, ma è normale essendo immersi nella natura. Qui accanto troviamo dei libri sulle Marche, qualche informazione utile, tra cui il wifi che funziona, devo dire, abbastanza bene. E poi questo è il piano cucina. Come vedete, sotto troviamo i detersivi e quanto serve per tenere tutto lindo e pulito, proprio come in una vera casa. Il freezer è invece assolutamente vuoto, se non per qualcosina, ma più inutilizzabile. E poi il frigo, dove troviamo qualche succo utile alla colazione. La macchina del caffè, la levava per comprimere la cialda, e poi questo ottimo microonde che non ho utilizzato, ma sempre molto moltissimo utile averlo. Questa panca che fa d'angolo davvero molto molto stilosa, e poi da qui si accede al piccolo corridoio che dà sulle camere. E adesso vi faccio vedere la mia. Come avrete visto, è un posto un po' isolato, è difficile da trovare. Io all'inizio mi ero perso. Perla di questa zona. La struttura in sé, come avete visto all'esterno, sembra essere stata sistemata poco, e adesso vi porto a vedere quella che è la mia camera, una tripla molto comoda con bagno interno. Dopo l'ingresso troviamo questa porta che sembra appunto abbastanza nuova, ma qualcuno ha deciso di giocare un po' con le chiavi, evidentemente. E qui è un misto di rinnovamento e cose abbastanza datate, come questo che evidentemente è qui già da un bel pezzo, in cui peraltro ho trovato una roba strana, cioè questa. Sono 15 centesimi, li ho contati, messi qui, non so bene il perché. Presa qui e qui due interruttori, uno serve per la luce generale della camera e uno appunto per questa lucina qui. Qui troviamo il primo letto singolo dove sto mettendo la mia roba, non essendo utilizzato. Non pare essere tenuto male, tranne per qualche pelino di polvere, ma tutto sommato direi che non stiamo messi affatto male. Questa invece è la camera nella sua interezza. Qui una sedia e lì un'altra.
Peraltro lì vedete un inserto a muro che mi piace davvero tanto. Qui troviamo invece un armadio che cioè, aprendolo esce fuori un odore di antico che può piacere o non piacere, è particolare. C'è la bustina per mettere un po' di profumo ed odore, ma credo non faccia più alcun effetto. Abbiamo il letto matrimoniale. Letto matrimoniale che è davvero abbastanza comodo, ci ho dormito abbastanza bene, se non per una cosa, il freddo. Ne parleremo a fine video. Qui, come al solito, ci ho messo tutte le mie cose. Qui c'è questa comoda presa con un annesso pulsante per accendere e spegnere la luce generale della camera. Questo invece si accende e spegne mediante questo interruttore. Tutto funziona molto bene, molto funzionale. Qui lo sportello è vuoto. Troviamo poi questo tappetino, quindi una certa cura anche nei dettagli. Mentre dall'altro lato, sempre lo stesso tappetino, ma in questo caso la luce qui non funziona. Dall'altro lato abbiamo solamente il pulsante per accendere e spegnere, come vedete, la luce generale della camera. Troviamo questo termosifone che tuttavia non è in funzione, finestra con serrande e zanzariera che danno su un'altra parte della struttura, non ha senso farvela vedere perché tendenzialmente si vede un altro complesso, dunque nulla di particolare. TV messa qui ad angolo secondo me molto ben posizionata perché ne possono fruire tutti gli occupanti, quindi eventualmente i due sul letto matrimoniale più la persona messa lì, quindi davvero ottimo posizionamento. Qui troviamo dei buchi, probabilmente qui andavo a inserire una lampada o un qualcosa, perché non sono un po' sparsi in giro per la camera. L'interruttore per la luce del bagno, quindi interruttore esterno, e adesso vi porto a farvi vedere il bagno in camera in questo caso. Allora, bagno che non è grandissimo, ma per essere un bagno in camera ci sta, le dimensioni sono più che corrette, abbiamo l'aspiratore lì in alto, cordicina per le emergenze, e poi qui abbiamo WC, buono, tutto funziona bene, bidet, in questo caso funziona davvero bene, tappetino, assorbente per quando si esce dalla doccia, tavolino dove troviamo phon che non è attaccato al muro, come sapete a me questa cosa piace sempre tanto poiché a parte essere il phon più potente rispetto a quelli che normalmente si trovano già attaccati al muro, ma è anche un attestato di fiducia nei confronti dei clienti. Set di cortesia abbastanza ben fornito, tovaglie molto ben fornite. Qui troviamo doppio cestino e lavabo. Lavabo dove abbiamo qui su questo specchio diviso in tre parti, specchio con una luce gialla e una bianca per accontentare tutti, ed un altro termosifone. La doccia è abbastanza buona, le ante funzionano bene, tutto funziona abbastanza bene, abbastanza ampia. L'unica cosa è che c'è questa crepa qui, si sente proprio al tatto, si potrebbe dare un'occhiata e un briciolo di attenzione in più. Dunque, cosa ne penso di questo B&B? Beh, la colazione non è di certo ultra abbondante, ma buona e ottima per il prezzo che ho pagato, che vi dirò a fine video. Il giubbino, perché qui fa abbastanza freddo. La struttura, forse per dove è posizionata in maniera particolare, ha un clima freddo proprio all'interno della camera. Ci sono i termosifoni, ma non sono attivi. Le coperte, il piumoncino presenti, riscaldano abbastanza. Non ho sentito freddo durante la notte, però in mattinata sì, alquanto, abbastanza. Per il resto mi sembra una struttura molto ben tenuta, un po' nascosta, come vi ho già detto all'inizio del video, qualche indicazione in più non farebbe male. La strada non è certamente ottima, ma è certamente un buon, anzi un ottimo punto d'appoggio. La pulizia c'è. La qualità degli arredi c'è, non ho trovato sporcizie, arredi rotti o maltenuti, insomma è un posto in cui ci si può tranquillamente stare. E quanto ho pagato per questo posto? Per ben 3 notti, colazione inclusa, ho pagato 86,70€, sempre mediante Booking, circa dunque 28,90€ a notte, incluse le tasse. Quindi direi che è davvero un ottimo posto in relazione al prezzo pagato. Un ottimo compromesso, per me è assolutamente promosso. Ovviamente nemmeno a dirlo, staff altrettanto gentile, la signora che mi ha accolto
è stata gentilissima, peraltro facendomi trovare all'orario concordato la colazione già in tavola, quindi veramente ottimo, promossi. E voi cosa ne pensate di questa struttura? Fatemelo sapere con un commento qui sotto ed ovviamente non dimenticate di iscrivervi al canale per non perdervi nessuno dei prossimi video. E ne arriveranno. Ma dimenticavo, oltre all'iscrizione al canale, in descrizione trovate anche dei link per dei vantaggi sui prodotti Amazon Prime. Se quindi volete provare Amazon Prime consegne gratuito, Amazon Prime Video e tutti gli altri prodotti Amazon, trovate i link qui sotto. Se passate mediante quei link, e dunque farete passare anche altre persone mediante quei link, Amazon aiuterà il canale a crescere sempre di più, dunque io vorrò portarvi dei contenuti sempre di maggior qualità. Questo è tutto, i link social li trovate sempre giù in descrizione. Io sono Black Arrow, questa era la recensione del B&B Kluana e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!